Cominciamo subito col dire, con buona pace di una scaramanzia ormai decisamente battuta ai rigori, che questo è stato il primo e fin qui l'unico europeo a giocarsi in un anno dispari. La ragione è nota a tutti, Covid-19, pandemia. Un europeo che debutta con un enorme spavento. La partita è Danimarca-Finlandia, Eriksen si accascia in campo. Massaggio cardiaco, stadio ammutolito, 12 minuti che sembrano eterni. Poi la buona notizia, è fuori pericolo. Tutto ciò che avverrà poi in per scelta itinerante, per fortuna avrà solo il gusto di gioco ed agonismo. Torniamo agli azzurri, il delirio tricolore ci avvolge da ieri notte e come tanti fotogrammi montati veloci, pure il viaggio di una squadra che si è fatta gruppo. Ha lottato, tenuto duro, giocato al meglio, controllato l'ansia e lo stress. Nessuna danza maori propiziatoria, l'inno d'Italia cantato a squarciagola è più che sufficiente. Mancini e Vialli, un'amicizia che è esempio oltre che risorsa tecnica. Saldi e concentrati in campo, Guasconi irresistibili subito dopo il triplice fischio. Sempre insieme, sempre stretti, anche con le stampelle. Spinazzola torna per la finale, operato al tendine d'Achille e a Wembley per prendersi la gioia. E che gioia! Quella che travolge un paese intero e che riassumiamo in uno scatto, un fermo immagine, l'esultanza del presidente Mattarella.